Si respira un'atmosfera diversa ora varcando le porte dello stabilimento ACC di Mel, un clima di fiducia e di ottimismo verso il futuro. A riferirlo sono i lavoratori, 305 fra operai e impiegati, che hanno fatto molte battaglie a difesa di quella che ormai considerano come una seconda casa. Vi sono maestranze che sono in ACC da oltre 20 o anche 30 anni e che dopo tante difficoltà con il progetto in vista relativo alla nascita di un polo nazionale del compressore con sede principale a Mel, guardano con maggior serenità i prossimi anni. Quando che ho iniziato, che eravamo in 1.600, ora siamo in 300, e tra insolvenza di uno, fallimento di un altro, adesso forse vediamo la luce in fondo al tunnel. Tanti politici avevano pensato anche in passato di portare qualcosa di importante, però non ci sono mai riusciti. Forse è la volta buona questa, non lo so. Con il nuovo piano industriale redatto dal commissario Castro, 28 sono gli operai finora riassunti dall'ACC di Mel, che furono licenziati con la procedura collettiva di riduzione del personale nel 2018. Sono molto contenta perché mi hanno offerto ancora un posto a tempo indeterminato, insomma, come prima. Il 1 ottobre, atteso in prefettura a Belluno, l'incontro alla presenza della sottosegretaria al Mise, Todde, per fare chiarezza sull'ambizioso piano del governo per la creazione di un nuovo campione europeo del compressore, che punta ad una produzione di 6 milioni di pezzi a partire dal 2022. Tutto sommato dimenticherei il passato, rimarrei concentrato su quello che è adesso, questa ottima opportunità che abbiamo, un'azienda nuova che sta per nascere con prospettive incredibili dal punto di vista delle produzioni e soprattutto che si lascia alle spalle un quinquennio fatto di poco, pochissimi interventi, pochissimi investimenti, molte risorse che hanno scelto altre strade perché non vedevano un futuro.